L'Aquila torna a festeggiare Sant'Agnese, santa protettrice delle malelingue. Appuntamento oramai tradizionale che avrà il suo momento clou il 21 gennaio, ma già da oggi pomeriggio il movimento agnesino, che conta ben 206 confraternite ufficiali, celebrerà uno scherzoso processo al pianeta Maldicenza. In attesa della sentenza, come ogni anno, ci si torna intanto a interrogare su questa senz'altro originale manifestazione, unica nel suo genere. Ci si chiede innanzitutto: è giusto addirittura celebrare quel gran brutto vizio del parlar male, dello spettegolare alle spalle? Oppure la maldicenza è in fondo una virtù, perché nell'accezione socratica significa parresia, ovvero dire la verità, praticare una critica mordace e sincera. E infine la domanda la riserviamo ai filosofi: lanciare strali su Sant'Agnese e chi la festeggia non è in fondo anch'essa maldicenza? Sono curioso di vederla, sono curioso di vederla. Io sto lavorando qui per un film, quindi non sono qua di passaggio. E ritiene che gli aquilani siano dei pettegoli? Non li conosco bene, sto cercando di osservare, di guardare, di conoscerla, l'Aquila, che è fantastica. È un'occasione soltanto per incontrarsi con gli amici. Però un modo per incontrarsi, stare insieme. È un modo solo per incontrarsi con gli amici. Lei non è pettegolo? No, no. Giorgio. In poche parole. Sì. Che è storica, è storica. Non è oggi che si fa. Però è una cosa divertita, un divertimento per gli amici che si riuniscono e chi dice la sua, chi dice. Dice la sua soprattutto sugli assenti. Dice la sua e sugli assenti, diciamo una frase un po', e si sputtano l'uno con l'altro. Una festa di tutti gli amici che ci riuniamo, e quando se fai il presidente, la mamma cazzo. Si fa. C'è sempre stato ogni anno, penso, no? È stata sempre simpatica, sì. Vabbè, non ho altro da dire che. Lei è un pettegolo? Ma insomma, penso di no, insomma, penso di no. Una volta ci siamo riuniti alle poste per la festa di Sant'Agnese, abbiamo messo i nomi sopra i giornali e abbiamo fatto la cena, la solita cena, e ci siamo divertiti abbastanza, insomma.